piattaforme online per l'acquisto dei cosiddetti empty legs, cioè i posti che rimangono liberi al viaggio di ritorno di un aereo o di un elicottero noleggiato, il BlaBlaCar dei cieli, cioè piloti e armatori che mettono a disposizione il proprio aereo quando non viene utilizzato, tutto allo scopo di contenere i costi e offrire un servizio non solo per i super ricchi. Gli operatori si adeguano a un mondo del volo per la clientela business in rapida trasformazione. Ecco dunque una serie di servizi su misura per il viaggiatore che deve fare i conti col poco tempo a disposizione, come succede a Milano Prime, l'aeroporto business a soli 7 km dal centro del capoluogo lombardo. Lo spiega Chiara Dorigotti, General Manager di SEA Prime. Milano Linate Prime è il primo scalo di business aviation in Italia, come numero di movimenti e quindi anche di passeggeri serviti, e come tale rappresenta una delle porte di accesso alla nostra città. Lo scalo offre servizi su misura per il passeggero esigente. Filtri di sicurezza dedicati, servizio di concierge, servizio di ristorazione dedicato, business center per chi volesse fare delle riunioni last minute prima di partire, auto prestigiose come le BMW per salire a bordo, per cui hangar per ricoverare gli aeromobili. Milano Linate Prime, tra i primi 10 scali business in Europa, attrae un numero sempre maggiore di passeggeri, oltre 21.000 movimenti nel 2016. In agosto il traffico ha registrato un picco di crescita del 12% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, confermando il trend positivo nel corso del 2017. Per questo SEA Prime ha deciso di raddoppiare la sua offerta con un nuovo scalo business a Malpensa, previsto nel 2018. Ce ne parla Marco Funel, manager per lo sviluppo commerciale di SEA Prime. Fino ad ora non ci sono state infrastrutture dedicate all'aviazione generale, quindi alla business aviation, nell'aeroporto di Malpensa. In forza delle esperienze maturate a Linate, SEA Prime hanno deciso di investire su una infrastruttura totalmente dedicata all'aviazione generale, quindi un nuovo terminal con le infrastrutture di servizio collegate al terminal, quindi un hangar di 5.000 metri quadri che è già operativo, già attivo e che già ospita dei business jet in questo momento, e quindi a fine 2018 potremo offrire alla clientela della business aviation a Malpensa gli stessi servizi, gli stessi comfort che offriamo già oggi a Linate Prime. La città di Milano si riconferma di grande attrattiva per il business e per questa tipologia di passeggeri. Un business direttamente collegato agli eventi come la Fiera del Mobile. Il picco di traffico assoluto, per esempio, si è registrato in occasione della Champions League, della finale di Champions League dello scorso anno, nel quale abbiamo registrato in pochi giorni, circa 4 giorni, oltre 400 movimenti solo legati a questo evento.